Cavero si butta dentro, subisce fallo da Coral. Per Coral è il secondo fallo dopo il fallo in attacco del primo periodo. 25-19, due tiri liberi in favore per Barcellona con Mocavero che è in lunetta classe 1980, 205 centimetri, realizza il primo punto della sua partita, sbaglia il secondo tiro libero, il rimbalzo conquistato da Mocavero. Siamo già all'altro lato con Santa Rossa per Coral, ancora marcante, cerca di farsi spazio Coral alla centroarea, poi c'è la penetrazione di Santa Rossa, c'è il fallo di Emanuele Mocavero, primo fallo per lui, ha messo tutta la sua esperienza in questa penetrazione la guardia Amaranto, che adesso è in lunetta per due tiri liberi. Sta per entrare anche Marco Evangelisti nella squadra di Giovanni Benedetto, esce marcante ed entra Alex Giallorosso, due tiri liberi per Santa Rossa, fino a questo momento tre punti, realizza il suo quarto punto, è il primo punto del secondo periodo per il Basket Trapani, deve recuperare 6 punti, 26-20 il punteggio in questo momento. Santa Rosa realizza anche il secondo, 3-3 dalla lunetta per il giocatore che occupa la decima posizione nella classifica dei migliori realizzatori. Svoboda sotto per Mocavero, spalla canestro, gioca contro Coral, violazione di passi per il lungo barcellonese, si riprenderà con la rimessa da fondo campo, 8 minuti e 22 a impostare il gioco, ci pensa Tessitore, il numero 8 del Basket Trapani, classe 1982, 193 centimetri, che gioca sia da play che da guardia, e il tiro a lunga distanza, il rimbalzo è catturato da Di Capo. Panzini un po' disattento in questa occasione, Di Capo a impostare il gioco ancora per Tessitore, 13 secondi alla fine dell'azione, Tessitore cerca spazi liberi, penetra centralmente, poi la buona penetrazione contro Mocavero, ancora Di Capo a recuperare il pallone, vediamo quello che hanno fischiato gli arbitri, palla a 2 e rimane nelle del Basket Trapani, che è pronto a rimettere in gioco con Di Capo a 7 minuti e 46, 26-21, Pala Alberti pienissimo quest'oggi per questo derby siciliano. Tessitore, Marco Evangelisti, il palleggio dietro la schiena, poi dentro il servizio di Coral, capisce tutta la difesa barcellonese e può ripartire con Ryan Bucci, servito da Costino Di Vecchi, ancora Mocavero, marcato da Coral, esce Svoboda sulla sinistra in palleggio, centralmente c'è il terzo fallo di Coral. Benedetto si guarda un po' intorno, ma non cambia il lungo Amaranto, si riprenderà con la rimessa laterale di Svoboda per Ryan Bucci. Panzini ancora Svoboda in palleggio, Svoboda e Biscotti l'anno scorso alla corte di Benedetto, violazione di 3 secondi di Emanuele Mocavero, 28-21, 7 minuti e 14 la partita dopo i ritmi molto elevati, quelli iniziali, si è un pochettino calmata, si sta cercando più il gioco sia da parte del Basket Trapani ma anche da parte del Barcellona. Santa Rossa da 3 punti, ancora sul ferro, Panzini recupera il pallone, supera la linea centrale del campo, il blocco di Mocavero, Panzini trova il capitano, violazione di passi commessi da Agostino Livecchi, ci sembra corretto questo fischio arbitrale. 26-21 Barcellona, 6 minuti e 40
alla fine del secondo periodo di Capua contro Panzini, il servizio per Coral Tessitore. Ancora il piccolo di Capua, esce dai blocchi Marco Evangelisti, marcato da Ryan Bucci, va in penetrazione e realizza Marco Evangelisti, sono i suoi primi due punti nella partita. Minuto di sospensione, noi diamo la linea alla regia per la pubblicità. Si pregano i gentili ospiti a quali è consentito l'accesso durante le con la propria auto al parcheggio interno del palo aperti di allontanarsi dallo stesso a fine gara solo dopo l'avvenuto del flusso totale del pubblico. Tale esigenza viene impartita dalle disposizioni di pubblica sicurezza alle quali la nostra società deve scrupolosamente attenersi. Certi della collaborazione di tutti gli interessati, vi ringraziamo. Rientrano in campo le squadre dopo il minuto di sospensione richiesto da Franco Gramenzi. 26-23 il punteggio in favore dei giallorossi. Si rivede Bonessio in campo e anche Luca Bisconti, che hanno preso il posto di Agostino Livecchi e di Mocavero. Intanto Panzini in palleggio, va davanti a sé di Capua, cerca di attaccarlo, poi il passaggio per il mancino Svoboda, cerca un uomo libero, il fallo commesso da Marco Evangelisti, è il primo fallo per lui. Si riprenderà con la rimessa laterale davanti alla panchina di Franco Gramenzi e Svoboda per Panzini a organizzare il gioco centralmente. Ancora Svoboda sulla sinistra, Bonessio spalla a canestro contro Tessitore, il passaggio per Bisconti che piazza la schiacciata, decimo punto personale per Luca Bisconti, che in questa partita 5 su 5 da due punti, veramente impressionante la partita del lungo barcellonese che ha preso il posto di Mocavero proprio un minuto fa. Ancora Marco Evangelisti dall'altro lato dove c'è Di Capua, Coral dall'altro lato, il fallo commesso da Bisconti e il secondo fallo per Luca Bisconti. Ci saranno due tiri liberi per l'idolo argentino Coral, classe 1986. Sbaglia il primo, 28-23, fino a questo momento Coral ha realizzato tre punti in questo match, sta disputando una buona partita, anche se ha commesso già tre falli, questo è il suo quarto punto personale. Esce Coral per Soloperto, anche per Mattia Soloperto buoni i suoi minuti nel primo periodo, ha realizzato ben 8 punti anche lui con un 75% dal campo e tre rimbalzi, veramente un buon impatto con questo derby. Mattia Soloperto, che ha disputato la sua prima partita del campionato proprio domenica scorsa contro Sant'Antimo. Bonessio si alza da tre punti, sul ferro il pallone, Ryan Bucci, Svoboda tenta ancora il tiro da tre punti, Barcellona stavolta lo trova con Svoboda, 31-24, poi Panzini commette fallo su Di Capua, c'è il cambio, esce Santa Rossa ed entra con il numero 17 Candela. Si riprenderà con una rimessa da fondo campo dello stesso Candela che va alla battuta per Di Capua, davanti a sé Panzini, cerca di superarlo in palleggio, Panzini fa buona guardia, Coral è uscito invece per dare spazio a Soloperto che adesso ha il pallone.